faccia d'inchiostro! La collana! Potere mini piovra! Potere mini scrigno! Veloci! Prima che riacquisti il potere! Ma qui dentro non c'è la pochite verde e dobbiamo prendere quella corona! Non c'è tempo! Diamo un colpo alla grotta! Grazie a questi fantastici amici, il nostro regno è nuovamente protetto! Sì! Evviva! Evviva! Festeggiamo! Un blu ra per Pierce e Polly Pocket! Pin, pin! Sì! Evviva! Qualcosa non va, Pierce? Non abbiamo la pochite verde. Senza quella non potrò mai andare all'università. Dovevo cominciare le lezioni di animazione e ora sono bloccato qui. Non per sempre? Almeno credo. Troveremo la pochite verde. Prima o poi? Già! Tranquillo, Pierce. Nel frattempo sei una sirena. Un tritone. E ci sono un sacco di cose divertenti che possiamo fare qui. E poi, come ha detto la sirena regina, qui passano gli anni mentre lassù passano solo pochi secondi. Quindi è il momento per una mini avventura fraterna in fondo al mare. Un'altra lista. Andiamo. Forza, Pierce, è divertente. Aia, i miei capelli. Polly, possiamo prendere la pochite verde? Non avere fretta, Pierce. Dobbiamo fare tantissime cose. Ti piacerà un sacco la mini caccia al tesoro. Sì, ho trovato una perla. Io una conchiglia. E io un'anguilla. Resterete a bolla aperta quando vedrete il mio castello. Il mio è il più bel castello visto sulla faccia della sabbia. Ok, Polly, dobbiamo proprio prendere quella pochite verde. Mi sono divertita a cavalcare quei cavallucci marini. Certo, puoi dirlo forte, Polly. E Pierce, lo sai che stavi quasi per vincere la gara? Almeno prima che tu scivolassi. Sai com'è? Io non sono un cowboy marino. Quando andrò all'università, però, sarò il più bravo al corso di animazione. Domani prenderemo la pochite verde, non è vero? Possiamo provarci. All'università non ti divertirai come lo puoi fare qui, insieme a me. Ho tantissimi programmi per domani. Oh, ci vediamo a cena. Tu non vuoi tornare a casa, Polly? Certo che lo voglio, ma se stanno passando solo alcuni secondi nel mio mondo, allora restare qui ancora per un po' non dovrebbe essere un gran problema, giusto? Credo di no. A tra poco! Solo finché sarò pronta a separarmi da Pierce. Grazie, signor Granchio. Fatto come nuova. E ora? Potere verso il letto! Trasportami sul letto! Portami sul letto! È questa la formula! Portami al tavolo! Chi è? Sono Marina! Pronta per la cena? C'è la torta di alghe! Arrivo! Pierce, si mangia! Pierce, cibo! Ci sono tante cose buone! E questo cos'è? Polly, recupero la pochite verde da Lord Piovra, così me ne torno a casa. Il tuo fratellone, Pierce. Ma è notte! Non può uscire dalla zona protetta. Come farà con l'esercito di squali notturni? Cosa? Squali? Per riuscire a prendere quella pochite non ho bisogno di Polly. Devo soltanto avvicinarmi, prendere la corona magica e rimpicciolire quel calamaro. Non è difficile, no? Visto? Lo squalo è d'accordo con me? Oh,
uno squalo! Oh, ciao di nuovo, Lord Piovra! Stai benissimo oggi! Ehi, hai un esercito di squali! Wow! Paura! Corro via! Nuota via! Devo andarmene da qui! Quindi lo scudo non serve solo per Lord Piovra! Un intero esercito di squali vi minaccia! Già, sono squali notturni! Pierce sarà un escaper squali! Dobbiamo salvarlo! È tardi! Non arriveremo mai in tempo! Io so come arrivare in fretta! Portaci ovunque sia Pierce! Volevo prendere la Pochite! Non sapevo che la Piovra avesse un'armata di squali! Guarda, uno squalo! Potere mini palli! Puoi rimpicciolirli tutti come hai fatto con la Piovra! È troppo pericoloso avvicinarsi a loro! Ce ne sono troppi! Andate via, palli! Ehi, squalo! Perché non vieni qui a prendertela con qualcuno? Beh, all'incirca della tua taglia! Non ti lascerò qui! Oh, 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 pensate di fare paura, eh? Non riuscirete a farmi niente! Polly, non possiamo andare laggiù! Gli squali ci mangeranno! Non andremo noi lì, ma il medaglione! Potere mega! Portami da Polly! Ma com'è possibile? Portami nel regno delle sirene! Siamo salvi! Qua la pinna! Non mi è chiara una cosa. Come abbiamo fatto senza la Pochite Verde? Ho trovato un pezzetto di Pochite Verde nello scrigno quando abbiamo combattuto contro Lord Piovra. Ricarica la tua collana, così torneremo indietro e Pierce andrà all'università. Oh, certo! È meglio che vada. Me l'hai tenuto nascosto! Perché non me l'hai detto? Perché ti stavi divertendo. Tu ti stavi divertendo? Non mi piacciono neanche i frullati! È come se non ti importasse niente di me! Cosa? Questo non è vero per niente! Volevo solo che restassimo qui proprio perché tengo molto a te! E invece tu vuoi solo andare all'università e allontanarti da me! Dai, Polly! Resteremo migliori amici, anche se un po' più lontani! E anche se non vivremo più nella stessa casa, possiamo sempre chiamarci e scriverci dei messaggi! E grazie a questa Pochite Verde potrete vedervi quando volete! Ma avevo bisogno solo di un pezzetto per ricaricare il ciondolo e mandarvi a casa. Il resto è tutto tuo. Nostro. Potere mega macchina! Questi li terrò finché non tornerete! O mandateci i vostri bis nipoti! Grazie, eroi guerrieri! Sei pronta, Polly? Pronta, ok! Portaci dalla famiglia! Laverne! Stai bene! Ce l'abbiamo fatta! Beh, la mia lista delle cose da fare prima che tu vada all'università è finita. Veramente, c'è ancora una cosa da fare. Mamma! Papà! Piccolo Paxton! Ci siete mancati! Caspita! Cos'è successo lì dentro? Oh, che tenerezza! Beh, abbiamo salvato un mondo parallelo e è difficile da spiegare. Posso dire portami nel regno delle sirene! Paxton, pesciolino! Oh no! Così ora hai altri poteri? Wow, Polly! Grazie! Ho fatto come Prudence. Ho diviso la Pochite in più gioielli. Così ora puoi andare e venire quando vuoi. Sai, e poi pensavo, se esiste un regno delle sirene, chissà cos'altro c'è lì fuori. Basterà dire portami in altri mondi fantastici.
Pierce, ci chiamo più tardi.